Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia. Nel breve video di oggi vedremo un argomento che forse può interessare a qualcuno. In questi giorni bisogna consegnare il modello F24. Allora vediamo tra le varie maniere qual è una maniera con cui si può compilare questo modulo. Noi l'abbiamo scaricato da internet in formato PDF. Evidentemente quando nel computer lo doppio clicchiamo vediamo il modulo è aperto da un visualizzatore di PDF, quindi in pratica non può essere modificato, cioè non si possono scrivere e le parole all'interno dei campi. Allora, una delle varie maniere è utilizzare per esempio LibreOffice, che è una suite di pacchetti applicativi gratuita ed installabile in qualsiasi computer, sia Windows che Linux, che presenta al suo interno un programma che si chiama Draw. Noi andiamo in ufficio, apriamo il LibreOffice, noi abbiamo il 6.3 e vediamo con questo programma, vedete, possiamo già aprirlo, ma apriamolo da qua, disegno Draw. In pratica si può aprire ed editare il modulo PDF è creato dall'Agenzia delle Entrate. Bisogna stare attenti perché questi sono programmi che ti consentono di modificarlo completamente, quindi si possono fare dei pasticci. Andiamo nella scheda file, facciamo il tasto apri e apriamo il modello F24. Quindi questo programma non è un visualizzatore di PDF, ma è un programma che ti consente di entrare in modalità progettazione e lo può modificare tutto. Bisogna stare molto attenti. Andiamo nella scheda visualizza e gli diciamo larghezza pagina. Vi faccio vedere che cosa intendo. Per esempio, io potrei selezionare questo campo qua, vedete, e prenderlo e spostarlo. E iniziare a scrivere qua, per esempio, nome e cognome. E questo sarebbe un po' un pasticcio. Quindi facciamo Ctrl Z, Ctrl Z e lo rispostiamo e lo andiamo qui. Allora, vedete che se io qui scrivo per esempio il codice fiscale ACD, eccetera, vedete che è troppo grande. Allora si può selezionarlo, noi lo selezioniamo, andiamo e lo facciamo in 14, che è una grandezza compatibile, vedete? Però bisogna stare attenti perché, vedete, bisogna mettere praticamente ogni lettera all'interno del campo perché dopo viene letta automaticamente o dalle poste o dallo scanner della banca. Quindi aprire un modello come questo, come l'F24, con un programma come LibreOffice Draw può essere molto comodo perché io lo posso modificare, posso fare quello che mi pare. Però bisogna stare molto attenti perché praticamente, siccome siamo in modalità progettazione, vedete, potrebbero accadere delle cose che non sono compatibili poi con la lettura via scanner. Io praticamente lo posso modificare, quindi devo stare attento a mettere una lettera all'interno di ogni spazio perché questi moduli vengono riletti dal computer, è per questo che ci sono questi spazi. Però con questi programmi praticamente i file PDF possono essere tutti modificati e riaggiornati. In questo caso non bisogna farlo, però è semplicemente una guida per capire come si possono aprire questi PDF. La cosa interessante di LibreOffice Draw è che se noi andiamo per esempio nella scheda file, vedete, c'è il tasto esporta. Se io voglio, posso fare un exporting e posso selezionare, per esempio, una modalità di immagini come il Portable Network Graphic, il PNG. Lo salviamo sempre sulla scrivania. E praticamente, che cosa succede? Dopo che gli abbiamo detto compressione 0, perché noi lo vogliamo della massima qualità, e togliamo la trasparenza, altrimenti fa pasticci, noi diciamo ok. E viene esportato in quello che non è più. Ammettiamo che noi vogliamo dare a qualcuno questo modulo, ma senza dargli la possibilità di modificarlo. Non è più un modulo PDF, ma è trasformato in un'immagine, tant'è vero che ci viene aperto con un lettore di immagini e vedete che ci sono le nostre modifiche. Quindi in questa maniera, con questo programma, si può esportare un PDF in formato immagine, impedendo a chiunque poi di fare delle modifiche, perché questo non è più un modulo con i campi testuali, ma è un'immagine. Oppure possiamo fare sempre da LibreOffice Draw, ovviamente possiamo fare sempre nella scheda file esporta, e noi lo esportiamo invece in PDF e ci scriviamo test, sempre nella scrivania, e vedete che in questo caso possiamo lasciare tutte queste opzioni così, lasciamo compressione senza perdite perché noi vogliamo la maggior qualità possibile. Facciamo esporta ed ecco che abbiamo aperto un modulo che era vuoto praticamente dell'Agenzia delle Entrate. L'abbiamo modificato con attenzione perché il LibreOffice Draw può completamente riprogettarlo. L'abbiamo compilato e l'abbiamo risalvato in un PDF che vedete ha le nostre lettere inserite una per carattere, vedete, e questo qua non è più modificabile. È in teoria modificabile se qualcuno lo riapre con LibreOffice Draw. Bene, questa è una delle maniere. Poi ovviamente in internet noi abbiamo trovato all'interno tantissimi siti, per esempio c'è il sito questoamministrazionicomunali.it in cui ci sono tutti i moduli,
e uno lo riempie praticamente online senza fare pasticci perché non può riprogettarlo, e poi in fondo praticamente va e fa stampa F24 o download F24. Quindi ci sono tante maniere automatiche online, come questo sito amministrazionicomunali.it che ha tutti gli F24. Questo viene fatto senza fare pasticci, ma se qualcuno ha la necessità di riprogettare per qualche motivo uno di questi moduli o un file PDF, ecco, noi consigliamo LibreOffice Draw, che è installabile e scaricabile gratuitamente nella maggior parte delle piattaforme informatiche. Bene, il video finisce qui, grazie a tutti per averlo visto fino alla fine, spero vi sia stato utile, al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.